serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Benvenuti, raga. Qua è Savix che vi parla, ragazzi. Vi porto nuovo conto come, ragazzi, massivo, e potremo moddare anche i veicoli del CEO, ragazzi. Allora, requisiti per questo glitch: ci servirà LS auto raduno, un amico che ci darà mano. Vi consiglio di prendere questo garage per forza, ragazzi, poi capirete perché. Dopodiché vi servirà il CEO per richiedere il nostro Buzzard e i veicoli dove volete, in un garage qualsiasi, ragazzi. Dovremmo prendere noi subito il veicolo da cui vogliamo prendere le modifiche, ragazzi. Dopodiché possiamo entrare dentro Los Santos. Mi raccomando, attivate le opzioni attività, le attività sulla mappa, ragazzi, dal menu interazioni. A questo punto, una volta, ragazzi, che saremo all'interno, dovremo semplicemente chiedere al nostro amico di avviare la gara sprint, ragazzi. Come vi faccio vedere adesso in alto a destra nella clip, raga. Quindi il nostro amico avvia la gara sprint, dopodiché aspettiamo i 30 secondi soliti, ragazzi, per avviare la sprint. Ma lui nel frattempo, dopo che ha avviato la sprint, farà lo switch di Franklin, ragazzi, e dovrà stare in questa schermata, ragazzi. Ok? Quindi una volta che passa il tempo, saremo in una schermata nera, ragazzi. A questo punto, quando siamo nella schermata nera, semplicemente dobbiamo partecipare su Anahuac, quindi Play o Xbox, ragazzi, menu Xbox, menu PS, andate su Anahuac, partecipate, accettate il primo messaggio, raga, e rifiutate il secondo messaggio. Quando spawnerete, sarete frizzati nella gara sprint. A questo punto, se siete da Play o da Xbox, non cambia niente. Cambia se siete da All Gen a Next Gen. Quelli da Next Gen dovranno andare semplicemente su la voce abbonamento, cliccando pausa, ragazzi, e poi switchare un paio di volte a destra e a sinistra e chiudere e suicidarvi, come vedete in clip. Mentre chi giocherà da All Gen, ragazzi, aprirà il Criminal Starter Pack, andrà nella voce Bunker, dopodiché chiuderà il sito. A questo punto saremo in questa schermata, ragazzi, avremo la visuale buggata. Adesso dovremo andare ad avviare l'attività solita, l'unica attività che rimane sulla mappa visibile. Ci darà questo errore, noi accettiamo, e a questo punto dobbiamo risalire sul veicolo che ci saremo sfrizzati. E in questa visuale, regà, dovremo andare in quel garage che vi ho detto di comprare per forza, perché è il più comodo. Io preferisco arrivarci in retromarcia, mi trovo meglio. Voi potete anche andarci nella direzione giusta, ma non vedrete la strada. Vedete voi come fare. Intanto, regà, posso anche levare in alto a destra la parte del nostro amico, perché lui dovrà stare fermo in quella schermata, ok? Quindi posso anche toglierla. Quindi una volta arrivati, regà, io ora mi sono piantato qua perché veramente non è facile, proverete. Dovete entrare all'interno del garage che vi ho fatto comprare. Vi ho fatto comprare questo, ragazzi, perché immaginate voi arrivare in questa modalità da un'altra parte, veramente da pazzi. Quindi una volta all'interno del garage, ragazzi, non vi resta altro che riuscire con la macchina. Quindi risalite su il veicolo e riuscite. Una volta che saremo spawnati fuori, scendiamo dal veicolo, regà, e entriamo all'interno del garage a piedi. Mi raccomando, perché i comandi sono invertiti. A questo punto, una volta dentro, finalmente ci siamo sbuggati, ragazzi. Non ci resta altro che prendere il nostro Buzzard, quindi diventare CEO se non lo siete già. Dopodiché andare davanti ai garage dove avete i veicoli che volete moddare, regà. Regà, ne approfitto per dirvi di iscrivervi al canale, lasciate un like, attivate la campanellina, supportate Xavix se vi piacciono i contenuti che vi porto, aiutatemi a far crescere questo canale, ragazzi. A questo punto, una volta che siamo arrivati davanti al nostro garage, io userò le Clips Tower, ragazzi,
entrate nel piano, regà, dove avete il veicolo che volete moddare, mi raccomando. Una volta che siete all'interno del garage e avete il veicolo che volete moddare, regà, semplicemente ci salite sopra, dopodiché uscite con il veicolo. A questo punto non ci resta altro che rimandare il veicolo al deposito, regà, salire sul nostro Buzzard, fare girare le eliche a bombazza, dopodiché ucciderci con il rotore posteriore del Buzzard, ragazzi. E sbadabam, regà, avremo moddato l'auto del nuovo DLC. Adesso il glitch è massivo, quindi ragazzi, entrate di nuovo con il veicolo dentro al garage per salvarlo. Se volete continuare a moddare, non vi resta altro che tirare fuori un altro veicolo, mandarlo a deposito, uccidervi con il Buzzard e avete moddato il veicolo, e potete fare così fino all'infinito. Adesso vi faccio anche vedere che ha ripreso a funzionare il metodo per moddare, ragazzi, i veicoli del CEO. A questo punto, ragazzi, per moddare i veicoli del CEO non ci resta altro che avvicinarci in un qualsiasi Los Santos Custom, richiedere i veicoli del CEO e faremo la stessa identica cosa. Vi ricordo che i tre mezzi, quelli grossi, ragazzi, quelli particolarmente che non entrano da Los Santos, per salvarli dovrete passarli per forza a qualcuno con il com to com, raga, fondamentale. Mentre gli altri, quelli che riusciranno ad entrare dentro Los Santos Custom, potrete salvarli da soli. Quindi, una volta che vi siete richiamati il veicolo del CEO che volete moddare e avete visto che è spawnato in mappa, lo rimandate al deposito, fate girare le eliche del Buzzard a bombazza, raga, e a questo punto vi dovete suicidare con le eliche posteriori. E sbadabam, raga, una volta che spawneremo avremo moddato il nostro veicolo del CEO. Quindi vi ricordo, questo veicolo che è speciale non può entrare da Los Santos, ragazzi, non potrete salvarlo normalmente, dovete per forza passarlo. Mentre tipo il Blazer ad acqua e altri veicoli che possono subire, diciamo, modifiche, potete tranquillamente salvarli. Quindi io spero che i miei video vi piacciono, regà, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e sbadabam, regà, al prossimo video. Buona visione.